siamo noi, artigiani e imprenditori. Siamo noi che lottiamo là fuori. Siamo noi, siamo i supereroi. Siamo i supereroi. Ciao, sono Giorgia Ferroni, ho 25 anni e sono la titolare del centro estetico Estetica Giorgia a Tolentino, in Viale Brodolini 10. Ho aperto la mia attività all'età di 22 anni, quindi 4 anni fa, sperando in un aiuto di un bando regionale che purtroppo non è andato a buon fine. Sono arrivata a metà graduatoria e quindi mi sono dovuta rimboccare le maniche e fare dei sacrifici per poter pagare tutto, e sono stata anche aiutata dai miei genitori, altrimenti ora non sarei qui. Non nego che a 25 anni è dura mandare avanti un'attività, soprattutto con i tempi che corrono, ma nonostante il Covid e altre situazioni è una grande soddisfazione essere ancora qui. Tra i vari servizi che offrono il mio centro estetico c'è il micromotore, che viene utilizzato per fare sia manicure che pedicure. Per quanto riguarda la pedicure col micromotore è molto differente rispetto a una pedicure tradizionale, perché a questo manipolo vengono aggiunte delle frese che servono per levigare la pelle, quindi le cuticole, anche le unghie e, se c'è bisogno, gli spessimenti cutanei che sarebbero calli e duroni. La differenza è che chi è abituato a fare una volta al mese il pedicure tradizionale, grazie a questo macchinario dovrà tornare dopo 3 mesi, perché la pelle non riconosce di essere tagliata e quindi dura di più nel tempo. Questo è il mini laser al diodo e serve per rimuovere definitivamente i peli. Viene sparato una volta ogni 3 settimane nella zona desiderata e ci sono vari pacchetti in base alle esigenze della cliente. Tra i macchinari più richiesti dalla mia clientela c'è la pressoterapia, che è un macchinario che svolge un massaggio linfodrenante. Serve per la pesantezza alle gambe, per la cellulite e per sentirsi un po' più snelle. Questa è la maschera LED che viene legata a dei trattamenti viso. Ci sono vari trattamenti viso: il trattamento per le macchie, quindi l'antimacchie, l'anti-age che è un iperidratante, per le pelli impure e per la pelle sensibile. Allora, signora, in questo momento sto facendo il pedicure, stiamo sfinando le unghie. 6 mesi fa è arrivata da me con 2 calli sotto la pianta del piede e non riusciva a camminare. E sono 2 mesi che questi calli non tornano più grazie al macchinario. Questi sono alcuni dei servizi che offre il mio centro estetico. Se volete scoprire gli altri, vi aspetto in Viale Brodolini 10 a Tolentino, o potete dare un'occhiata alla mia pagina Facebook Estetica Giorgia o di Instagram Estetica Giorgia. CNA è rappresentanza, è il partner migliore a disposizione di imprese, professionisti e persone. Una grande comunità di oltre 620.000 imprese in tutta Italia. Una grande associazione di categoria che lavora fianco a fianco con gli imprenditori per crescere insieme. Professionalità, per gestire al meglio la propria azienda con l'aiuto di professionisti in grado di consigliarti le soluzioni migliori. Sempre sul pezzo, per offrire la formazione e l'aggiornamento più adatti alla tua impresa. Iscriviti a CNA, costa poco più di un caffè a settimana e sarai sempre ampiamente ripagato dai servizi e dalle opportunità offerte.
Sono Michele Storani. Ho questa attività al restauro dal 2011. Mi sono formato a Pollenza, fatto partecipare a una scuola di restauro, insomma. E poi da lì sono andato a bottega, sono stato diversi anni a maestro, poi in un'altra falegnameria e poi ho avviato l'attività in proprio. E adesso mi occupo del restauro, falegnameria, lavori insomma lignei. Il lavoro particolare che ho fatto, vabbè, stati un po' diversi. Qua Civitanova Alda, restaurato delle porte per un cliente con dei stibidi insomma a fin do marmo, però è stato diversi anni fa. Poi vabbè, ogni tanto capita i lavori più particolari, chiaro, non è che sempre, però di tanto in tanto se riesce, se fa delle cose un po' più di nicchia, diciamo. Abbiamo questi due tavoli da gioco, di cui purtroppo uno dei due, per qualche motivo, il piano non ce l'abbiamo più in originale. E allora io ho trovato delle radiche compatibili con l'altro gemello, e queste qui vanno, premendo il piano, va rifatto esattamente come l'originale che abbiamo qua. Volevo far notare la parte dentro di questo tavolo, che è molto bella, che è tutta comunque in radica e noce, sia questo che l'altro. Solo che purtroppo uno dei due, il primo piano è andato perso. È stato fatto un restauro precedente non rispettando il disegno dell'originale, e è stata messa solo della placcatura, ma messa solo a vena, insomma. E qui andrebbe messa ovviamente questa radica qui, che è radica di noce, mettendola in questa posizione qua, facendo un disegno a questo modo, più contornata al filetto e da ulteriore radica nelle parti perimetrali del piano. Questo è un cassetto da gas a Como marchigiana, di cui mancavano diverse tessere qui, si erano splaccate, rotte completamente, e premendo io l'ho ricostruite seguendo possibilmente tutta la fiammatura della noce. Poi tutto questo dopo ovviamente va portato a colore dello stesso compatibile con il resto. Questo è il mio laboratorio, se volete, se per qualsiasi preventivo e curiosità, io sono qua. Vi annunzio, numero 200. Il sistema CNA può contare su ben 7.500 collaboratori divisi in più di 1.100 sedi in tutta Italia. Con gli oltre 622.000 associati, la CNA rappresenta la più grande associazione di rappresentanza distribuita nel territorio. La CNA Macerata garantisce servizi, consulenze ed informazioni con credibilità, professionalità e la forza di sentirsi compartecipi del successo della piccola impresa.
La CNA è al fianco degli imprenditori con i propri uffici e consulenti che offrono servizi per la formazione del titolare d'azienda e del personale, per la gestione della contabilità, dei protocolli di sicurezza e per tutto ciò che interessa l'impresa, con un significativo risparmio di tempo, costi ed energie. Non un solo consulente, ma un team di esperti per fornire la massima competenza e la miglior consulenza personalizzata. Benvenuti nel mio locale, sono Ludovica Baiocco, ho partecipato a Masterchef esattamente 7 anni fa e ho aperto il mio primo locale, si chiama il San Lorenzo Osteria a Montecosaro. Abbiamo aperto nel 2013-2014 perché abbiamo preso le chiavi prima, poi dopo la ristrutturazione abbiamo aperto a giugno del 2014. E questo locale nasce per far della pasta fresca, quindi con le materie prime abbinate ad altri ingredienti combinati dentro un piatto, in modo che la tipicità delle nostre marche è rivisitata in chiave più moderna nel nostro locale. Uno degli ospiti che è venuto a trovarci è Max Giusti per quanto riguarda la festa di Passeggiare Degustando che si tiene la terza settimana di luglio in questo piccolo borgo, Montecosaro. E mi ricordo che è venuto e gli è piaciuto talmente tanto che si è soffermato fuori a bere, a sorseggiare un bel bicchiere di vino e c'era la via dei pittori qui sotto, com'era il paese, era tutto chiuso. Lui praticamente di spalle, tutta la gente che veniva a chiedergli l'autografo, lui stava talmente bene perché era il mese di luglio e faceva caldissimo, c'era una leggera brezza fuori, come c'è sempre, e lui rimaneva qui, doveva andare su in piazza a fare lo show, invece è rimasto qui, aveva fatto più di mezz'ora di ritardo, e tanto che il pittore che stava sotto ha praticamente dipinto il quadro con le spalle di Max Giusti, tutta l'osteria e tutto l'afflusso delle persone che veniva a salutarlo. Infatti dentro la mia osteria, dentro il mio locale, abbiamo questo quadro che poi abbiamo pagato a questo pittore per un ricordo, ecco, tutto qua. Questo è il nostro menù e vi leggo un po' di cosine che facciamo noi. Come avevo annunciato prima, per i primi piatti abbiamo la tagliatella con la fonduta di parmigiano, guanciale croccante e cipolla croccante. Questa è da quando che ho aperto, non lo posso più togliere perché c'è gente che ritorna solo per questa. Questa è una delle nostre chicche, diciamo, della nostra tagliatella. Poi abbiamo, per quanto riguarda la carne, l'agnello, perché nelle Marche l'agnello va fritto, va impanato, va in qualsiasi modo, l'agnello ci piace, insomma. E come dolci abbiamo dal classico tiramisù alla nostra strepitosa sabbiosa, da quanto pare, è un biscotto sbriciolato, crema mascarpone e confettura di melograno che facciamo noi. Vi abbiamo raccontato un po' la nostra storia, il nostro locale, la nostra passione, ecco. E quindi se volete venirci a trovare, basta che cercate il San Lorenzo Osteria sia su Facebook, su Instagram, sui social in generale, oppure su Google e a Montecosaro il San Lorenzo Osteria. Ciao, a presto! E siamo noi, artigiani imprenditori, siamo noi, che lottiamo là fuori, siamo noi, i supereroi. La CNA è una grande famiglia che ti sostiene sempre lavorando al tuo fianco con serietà e professionalità.